Ciao a tutti ragazzi, io sono Filippo Sala e siamo qua per un nuovo video. In questo nuovo video parleremo della WSK Super Cup by Mini alla Conca. Parleremo di una delle gare più belle che si sia fatte in quest'anno, cioè nel senso non è che le altre siano brutte, però è una gara importante, andare là in cui ci sono solo Mini, infatti by Mini, e è bellissimo vedere una cosa dedicata solo per i più piccoli. E che saranno magari dei grandi campioni più avanti. Questa gara si è svolta alla Conca, in Puglia, se non lo sapete, vicino a Muro Leccese. È stata una gara bellissima, con turni lunghi, 30 minuti un turno, abbiamo fatto 9 turni da 30 minuti. Non dico niente, cioè bellissimo è stato. Purtroppo ci sono stati meno partecipanti di quello che ci saremmo aspettati tutti. Ci sono stati solo 60 partecipanti. Purtroppo, magari prima edizione, magari una gara che poche persone si potevano permettere, perché essendoci solo la mini, magari si usavano più treni di gomme, magari si usava più benzina, dato che scorrevi ogni 30 minuti e soprattutto 30 minuti correvi, ma invece no. Abbiamo fatto la WSK by Mini come tutti i grandi team del momento. È stata una bellissima gara e penso che entrerà nella storia. Vi spiego com'è andata e intanto guardatevi qualche immagine della fantastica La Conca. Il primo turno giravamo 15 secondi più alti, 15 secondi più alti del normale. È stato un po', diciamo, scioccante, un po' perché siamo tutti entrati col setup, ma più che altro è stata perché la pista non giravano dei kart che facevano una gara seria come la WSK Super Cup by Mini da marzo. Quindi non, cioè la pista non era al massimo. In quel momento ero velocissimo. Davo addirittura 2 secondi a Jacopo Martinez e a Christian Costoia, e Jacopo Martinez pilota in Baby Race Official Racing Team, e invece Costoia in Parolin. Christian Costoia e Jacopo Martinez sono i miei due avversari del momento, nel senso i due avversari del momento che, cioè, in quasi tutte le gare che faccio sono i miei più grandi avversari. Eravamo veramente felici di questo. Si è proseguito i 2 secondi, 1 secondo e mezzo, 2 secondi fino alle qualifiche. Mentre alle qualifiche si è gommata la pista e non siamo riusciti a trovare bene la scia, a trovare bene il momento. Comunque abbiamo dato mezzo secondo a Christian Costoia e a Jacopo Martinese, ma ci siamo presi mezzo decimo da Ludovico Busso, pilota in Danilo Rossi Racing Team, un buonissimo pilota. Ogni tanto anche lui tira fuori il coniglio dal cappello. E riesce a dare veramente il massimo. Lui ha la velocità che è molto bravo, nel senso che nel giro secco è bravissimo. Ha trovato le condizioni migliori per riuscire a fare la pole position, quindi si è messo nel punto giusto per fare la pole position e quindi se l'è meritata. E io invece mi sono portato a casa semplicemente un secondo posto in qualifica totale. Comunque, aver dietro a Martinez e Costoia mezzo secondo vuol dire che si può dare. Iniziano le manche. Iniziano le manche, io sono gruppo B e facciamo 6 gruppi, quindi una manche era di 20 piloti.
La prima manche la vinco contro Ludovico Busso. E le Genki, se non lo sapete, il mio compagno di squadra ha 9 anni, sta esordiendo in questa fantastica categoria e ci dà anche lui. E abbiamo fatto primo e secondo, io e lui. Seconda manche, eravamo contro Martinese. Martinese purtroppo ha avuto la meglio sul mio compagno di squadra, le Genki, ha fatto un secondo posto di Jacopo Martinese. Io mi sono riuscito a portare a casa la vittoria. E il mio compagno di squadra, Alex Legenchi, ha fatto un terzo posto. Poi c'è stata la manche con Dean Ogendorf. È stata una manche bellissima, con vari duelli tra me e Dean Ogendorf. Sono riuscito ad avere la meglio per un sorpasso e dove non se l'aspettava, dato che lui era primo al penultimo giro. Sono riuscito a sorpassarlo all'esterno, appunto. Ho colto il momento e è stata un'azione molto rischiosa, perché se lui metteva un attimo giù gas, mi avrebbe... probabilmente avrebbe avuto lui la meglio e magari avrebbe vinto lui la manche. È stata una cosa rischiosa, ma ci si è riusciti a portare comunque a casa un primo posto di nuovo. E mentre Alex Legenchi, il mio compagno di squadra piccolino, ha fatto quinto. Mentre la quarta manche siamo riusciti a fare il trio team driver. Primo io, secondo Alex Legenchi e terzo Iskander Zulfikari. È stata una bellissima manche, duelli tra i tre team driver. E sono riuscito ad avere la meglio sui due piloti team driver. Finiamo così venerdì, se non sapete questa gara finisce sabato. E soddisfatti, una seconda posizione nelle qualifiche totali, e mentre siamo riusciti a portarci a casa tutte le vittorie in tutte le manche. Passiamo a sabato. Si inizia benissimo con una bandiera rossa del mio compagno di squadra Antonio Bonomo, e mi ero fermato per controllare che stesse bene, perché io ero a curva 4 e lui era a curva 1. Se non sapete, quella curva si fa a 100 all'ora. E purtroppo c'è stato un contatto e lui si è cappottato e è volato fuori dal kart e ha preso una bella botta. E mi sono fermato per chiedere come stava. Stava bene. E boh, finisce il warm up. Facciamo il miglior giro. Ultima manche di sabato. Si parte. Primo in pole position parto io. E... a fianco a me parte Christian Costoia. Ritengo Costoia uno degli avversari più temuti miei del momento, e penso anche di Jacopo Martinese e di Dean Ogendorf. Siamo i quattro piloti che se la giocano. E speriamo. Purtroppo Costoia è riuscito ad avere la meglio su di me al settimo giro su 10. Però, cioè, verso... gli ultimi giri sentivo un rumore strano, speravo che non fosse niente, mentre all'ultimo coro l'ho sentito tantissimo. Però abbiamo pensato che fosse un problema elettrico. Abbiamo cambiato tutto, il cablaggio elettrico, e basta, andiamo in prefinale in pole position. Partiamo, primo giro primo, sento un rumore strano e alla S si spezza in due la campana. Cioè, non è mai successo, siamo veramente rimasti scioccati, e quindi ci ha portati a partire in finale decimi. Vi faccio vedere il componente che si è rotto, purtroppo è andato così. Dopo tutte le vittorie in manche, e tranne una, e un ritiro in prefinale, si parte settimi, daremo il massimo per vincere comunque questa gara. Abbiamo allungato il rapporto, abbiamo provato a migliorare qualche setup, per riuscire a dare il massimo in questa finale. E quindi siamo pronti per la finale.
Bellissimo lo spettacolo della WSK, soprattutto quella della Super Cup by Mini. Martinez riesce a prendere quel distacco durante il casino che c'è stato i primi giri, nel senso che, cioè, sorpassi e sorpassi per quelli che voglio recuperare. Io sono riuscito a prendere un quarto posto, però non sentivo proprio il kart che era al massimo, cioè sentivo che fuori dalle curve non andava. E poi noto che dietro arriva Christian Costoia a bombardone, nel senso bombardone lui, che guidava da Dio, e riesce a prendermi, passarmi. Passare Toniolo davanti a me e passare Hoogendoorn davanti a me e riesce a fare un secondo posto in finale. E io purtroppo mi devo portare a casa un quinto posto. Se voi non lo sapete, avere il rapporto lungo ti fa avere un po' più di velocità nel rettilineo e un po' meno fuori dalle curve. Però se poi esci, non esci tanto dalle curve, magari nel rettilineo non raggiungi la velocità che dovresti raggiungere. Quindi è quello che è successo appunto a noi. E in realtà era una scelta per cercare di vincere e si è rivelata come una scelta sbagliata. Basta, ci dobbiamo portare a casa un quinto posto. È stato bravissimo anche il mio compagno di squadra Augusto Stoniola a portarci a casa un quarto posto. Va a vincere la prima edizione della WSK Super Cup by Mini, Jacopo Martinese, un secondo posto per Christian Costoia e un terzo posto per Dean Hoogendoorn. Cosa si può dire? È stata una gara fantastica, il team è stato fantastico, mi ha aiutato tantissimo per questa gara, però gli errori accadono e purtroppo non potevamo predire che la campana si spezzasse in due. È successo, si vincerà la prossima volta. E comunque abbiamo dato il massimo e il risultato alla fine è anche dignitoso, cioè quinto posto. WSK Super Cup by Mini, tutti i campioni. E basta, ci portiamo a casa questo quinto posto e daremo il massimo per la prossima gara. E ora è giunto il momento di vincere la Yamaha Series di Castelletto. Vi ricordate che avevo detto che volevo vincere la Yamaha Series? Beh, non l'ho potuta fare. Purtroppo ho fatto una grave caduta col monopattino elettrico a alte velocità, alte, a 30 all'ora. Sono dovuto andare all'ospedale. C'ho un ematoma interno di 2 mm, ho perso conoscenza memoria per 2 o 3 ore. Mi è diventato l'occhio nero. E niente, sono qua, ho perso il campionato, io mi sono riuscito lì per questa cosa. Per me è stata una grandissima lezione. Era venerdì mattina, ci siamo svegliati io e mio papà. E sono andato a fare un giro col monopattino con Zulficari e Metelli, Daniele. E io andando col monopattino, ho usato un monopattino un po' strano, mettiamola così, perché è strano da guidare. E ho fatto una grandissima caduta col monopattino facendo 3 capriole. Faccio un attimo vedere, ginocchio, occhio, mento, naso e braccio. E spalla. Ho preso una bella botta e so che non lo farò mai più perché è stato un bel guaio. A parte un bel guaio, ma ho rischiato anche la vita. E niente, si ritornerà sul kart, va vibrata e non si farà più questo casino. Questo è quello che ho imparato. State sempre attenti a ogni cosa che fate, anche le cose più piccole che non pensate che non vi succederà mai niente, perché non è così, non è assolutamente così. E infatti io con un monopattino elettrico, neanche con una macchina, un motorino, con un monopattino elettrico mi sono fatto sta roba. Quindi consiglio a tutti quelli che guardate il video di stare attenti e di non capottarvi come ho fatto io. Faccio uno sport pericoloso, però l'importante è regolare i pericoli che si prendono. Quindi, Filippo del passato, fai più attenzione a quello che fai. Questa volta è andata così e sono pronto per lottare per il campionato italiano a Val Vibrata. Ciao a tutti e ci vediamo al prossimo video. If you believe it, you can move the highest mountains, cross the greatest oceans, and walk across the water, the world.
feel defeated, falling on your knees and looking up for some hope tonight. You try to stand up, but you throw your hands up, like you no longer have the strength to fight. 'Cause you've seen too many sunsets, too many days ending in the darkest night. But on your own, you'll never know, you'll never know. If you